Sono Stefano Ghio, abito a Civitanova insieme a mia moglie Arabella. Sono avvocato dal 1993. Sono capolista della lista Le nostre Marche e il Centro. Mi candido per garantire una sanità più vicina ai cittadini, per garantire una politica sul lavoro che favorisca l'occupazione e la rioccupazione e contrasti la precarietà, per garantire alle zone terremotate investimenti infrastrutturali che possano ricostruire il tessuto sociale. Noi ci siamo. Mi chiamo Susanna Vitarelli, sono di Camerino, ho 63 anni e sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Camerino. Sono anche responsabile del registro tumori della Regione Marche, registro per cui ho lottato 30 anni e finalmente siamo riusciti ad avere questo registro e che sì, è stato creato, ma ora va anche supportato. Proprio questa mia attività fa sì che io possa avere continui contatti con quelle che sono le realtà ospedaliere e possa prendere visione di quelle che sono le criticità, i problemi presenti nella sanità. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora si potrebbe fare, non ultimo dei quali, per esempio, un supporto psicologico nei confronti del paziente oncologico. Quando una diagnosi di tumore entra in una famiglia, sconvolge tutta la famiglia e in quel momento che è necessario un supporto psicologico, tanto per il paziente quanto per la famiglia stessa. Anche questa è una lotta che porterò avanti, se mi darete la possibilità, fino a quando non otterrò un risultato, perché sono una persona che non molla facilmente. Sono Stefano Cardinali, sono stato sindaco per 10 anni del comune di Montecosaro. Ogni volta che ho vissuto un'esperienza politica, amministrativa, l'ho fatto come un atto di fraternità. Il servizio alla persona, l'attenzione all'altro, l'ascolto. Sono queste le motivazioni che mi stanno spingendo ad affrontare questa nuova sfida elettorale, questa nuova avventura per la Regione Marche. Tra le nostre priorità c'è l'edilizia scolastica. Il terremoto prima e la pandemia in questo momento hanno mostrato tutte le debolezze delle nostre strutture scolastiche. I nostri studenti meritano di più. L'istruzione di qualità passa necessariamente attraverso strutture adeguate, nuovi edifici, sicuri, che tengano conto delle esigenze tecniche e tecnologiche della didattica. La scuola deve diventare uno spazio di inclusione e di aggregazione per la comunità. Ecco perché sarà necessario convogliare forti investimenti per l'edilizia scolastica, atti a preservare le strutture esistenti, a metterle in sicurezza e, dove necessario, a stimolare la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici. Un altro punto del nostro programma mira a tutelare, a preservare e a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Mira ad un'agricoltura di qualità. Molti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, tante imprese agricole stanno nascendo, vanno sostenute, vanno valorizzate perché possano essere il nostro biglietto da visita, perché possano arrivare ad un'agricoltura di qualità, perché possano anche preservare e custodire il nostro territorio tanto fragile. Sono Loretta Di Chiara, nata in questa cittadina, piccola cittadina della provincia di Macerata, a Morrovalle, dove siamo in questo momento. E sono un'imprenditrice, una mamma, una nonna che ha deciso di candidarsi in questo listino Le nostre Marche il Centro per la circoscrizione di Macerata in appoggio al candidato presidente Mangialardi. Per lo spirito di collaborazione, di impegno che mi ha sempre contraddistinto nel mio lavoro. Io sono un'imprenditrice, ho iniziato nel 1984. Nel 2004 la Camera di Commercio Settore Imprenditoria Femminile mi ha premiato proprio per il mio spirito di dedizione nel lavoro, per la mia intraprendenza e per ottenere dei risultati importanti. Nell'arco della mia attività ho raggiunto comunque dei notevoli risultati, sempre nel rispetto della dignità umana e delle persone, nel rispetto insomma della salute, dell'ambiente, della famiglia, dell'istruzione, della situazione civica, perché comunque il rapporto personale, il rispetto delle persone è fondamento di ogni civiltà, di ogni popolo che si rispetti. Perché sono candidata in questo listino? Perché
vorrei, come cittadino, risvegliare le coscienze degli indecisi per dare una fattiva collaborazione e rappresentare fattivamente quello che noi cittadini vogliamo dalle amministrazioni, dagli istituti, che sono comunque oggetti inanimati e che fanno la differenza attraverso le persone che fattivamente, quotidianamente portano il loro contributo e il loro supporto. Qual è il mio obiettivo principale? Quello di portare avanti il discorso della famiglia, della salute, dell'istruzione, della casa, perché ogni cittadino comunque ha necessità e il diritto di avere questo. Risvegliando le nostre coscienze, come la mia stessa coscienza, reputo opportuno che, essendo in un bel paese, l'Italia, fondata comunque su una repubblica, sul lavoro, sulla sovranità del popolo che lo può esprimere attraverso il voto, quindi con il proprio diritto e dovere, credo che sia opportuno non lamentare, ma come popolo fattivamente decidere chi meglio possa rappresentarlo nei palazzi delle istituzioni e quindi concretamente iniziare a fare quel cambiamento che oggi più che ieri interessa il nostro paese. Se non riusciamo a cambiare obiettivo e guardare in un'ottica diversa le amministrazioni e le persone che ci rappresentano, il nostro paese, il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, anche il nostro stesso futuro, credo che non abbia molta possibilità di cambiare. Quindi io sto collaborando, mi sto impegnando, lavorando per avere un mondo migliore e lasciarlo comunque anche ai nostri figli, il mondo migliore. Perché scegliere Loretta di Chiara per la provincia di Macerata? Perché penso, e non voglio essere una persona saccente, che posso rappresentare la volontà di noi cittadini al meglio, essendo comunque una persona che tutti i giorni sta nel campo e sa quello che vuol dire i problemi dei quotidiani. Grazie a tutti per la collaborazione e buon lavoro a tutti noi per cambiare. Sono Giacomo Piergentili e vivo da sempre a Sarnano, un'area fortemente colpita dal terremoto. Proprio per questa motivazione, una delle tematiche per cui mi sono candidato è proprio perseguire e dare un grosso impulso a quella che è la ricostruzione. Il governo giallo-verde guidato da Salvini e Di Maio aveva dato con Farabolini un commissario che si è mostrato poco all'altezza della situazione. Il nuovo governo Conte ha scelto il professor Lignini, che sta dando una svolta drastica a questa situazione di stallo. Maurizio Mangialardi vuol segnare una discontinuità rispetto al passato, rispetto a tutta una serie di situazioni che ha, diciamo così, con degli errori, ha dato delle garanzie ma non ha dato quell'input che poteva dare una svolta di ripresa economica e di ricostruzione. In questa situazione io voglio essere il pungolo per portare avanti con Maurizio tutte le fasi, sia per la ricostruzione che per la rinascita socio-economica dei nostri territori, vedasi zona franca, zona economica particolare, eccetera, eccetera. E su questo Maurizio sta lavorando insieme al governo centrale e noi porteremo avanti questo obiettivo. L'appello che voglio fare in conclusione è questo. Le Marche è una delle migliori, è considerata dalle statistiche una delle migliori regioni d'Italia, forse anche d'Europa, e i governi di centrosinistra hanno determinato questo risultato. Non affidiamoci a quello che è un discorso di istintivo di pancia, ma votiamo con la mente, votiamo per un voto utile e diamo prosecuzione ai programmi che finora sono stati portati avanti, seppur con degli errori, con un segnale di discontinuità con Maurizio Mangialardi e, se volete, la preferenza a Giacomo Piergentili come lista di centro a sostegno di Maurizio. Grazie.